Ho freddo. Farò una compilation di tutte le volte che hai detto che hai freddo. Ho freddo. Fa freddo qui. Chissà se il nano è già sceso. Eccolo. Signor presidente, com'è andato il volo? Bene. Avevi anche tu le ginocchia in gola? No. Io sì. Mi ero schiacciato fra due sedili, però avevo il posto vicino al finestrino almeno. Sì, com'è la temperatura? Freddo. E ora andiamo a cercare da mangiare. Freddo. Ma va. Freddo. Ripetimelo ancora che non l'ho capito. Freddo. Sei a Trafalgar Square. Per intenderci, probabilmente stanotte ha fatto così freddo che la fontana è ancora ghiacciata. Sono proprio pezzettoni di ghiaccio enormi. Gioiamo ancora un po' di quel poco di festività natalizia che è rimasta nell'aria. Non è più Natale. No, nei nostri cuori è sempre Natale. Finalmente, dopo 5 anni, non più in ristrutturazione, riusciamo a vedere il Big Ben. Minchia, io ho le mani congelate per poco. La finezza. Minchia fra, io c'ho freddo. Vengo da Bergamo io. Sono bergamasca io, te pota sì. Abbiamo comprato una Mountain Dew viola targata Diablo 4 che ancora non ho giocato, tra l'altro, ma prima o poi. Io? Sì. A me l'onore. Sì. Di cosa odora? Di uva. Ha un che di alcolico. Non ti so dire cosa, ma sa. Ha un che di alcolico. Sembra il. Come si chiama quello di Lost in Tokyo? Lo stronghino. Lo stronghino. Sembra, sì. Effettivamente sì. Molto. Ovviamente non alcolico, perché non credo sia alcolico. Questa è la storia di Monitor. E Dorie Cippe in Giappone. Lost in Tokyo, eccolo qua. Chissà che cosa si mangerà. Però siamo a Londra, non a Tokyo. Però la prossima volta. Posso mangiare o stai ancora instagrammando? Ma senti chi parla poi per instagrammare? Sei peggio di me? Almeno io faccio contenuto serio. Ho capito però. Ma che bel murales che c'è. Ma che bello. Ho freddo. Ho freddo. Eccoci arrivati anche alla Chinatown londinese. Due cose: 2024 l'anno del dragone, anno cinese. Seconda cosa, continuo ad aver freddo. E quale attinenza hanno l'una con l'altra? Non lo so, sono confusa, il freddo mi dà la testa. Ho freddo, cazzo! Ma porco. Siamo entrati in un Tesco, eravamo proprio gli ultimissimi clienti, mancava tipo un minuto alla chiusura. Abbiamo comprato proprio un'acqua per bere qualcosa durante il viaggio. È un'acqua ai lamponi e mela, ma è come bere l'acqua dopo che hai lasciato la frutta a mollo per pulirla. È buona, per carità, ma è stranissima. Vuoi sapere un'altra cosa? Ho freddo! Dicono che il mattino ha l'oro in bocca. Qui a Londra solo il nuvolo c'è in bocca. Però è vero. Oggi direi di andare in direzione Camden Town, anche se potremmo farlo domani in teoria. Tra l'altro ieri, mentre tornavamo con il pullman, purtroppo è corsa via la velocità della luce, abbiamo visto una volpe, ma non proprio una volpina, proprio una volpe di quelle da bosco, bellissimo. Ma ci sarà un parco più in là di sicuro. Sì, è scappata perché, vabbè, giustamente non è il suo habitat qui. Probabilmente è venuta a cercare da mangiare. No, vabbè, più che altro è stata velocissima. È stata più veloce di lei ad attraversare la strada. È stata velocissima, proprio ha fatto così ed è passata in mezzo alle macchine ed è andata via. E poi via come un'anguilla. Ieri sera, mentre tornavamo, abbiamo trovato quel posto lì che si chiama The Communist Kebab. Ora, va bene tutto. Ma che carne usano? E perché da queste parti spariscono i bambini? Aspetta. Abbiamo preso rifugio politico in uno Starbucks che qualcuno stava morendo di freddo. Non smetterò mai di ripeterlo all'estero. Noi italiani ci riconosciamo sempre. Fra italiani lo capisci subito quando c'è un altro italiano. Oh, scendi giù il cane che lo piscio. Salutami a tutte. Amo, adesso ti vengono a cercare a casa. Amo, un saluto alle tue amiche. Ciao amiche della Deborah. Smettila. Ma che uccello mistico è quello? Non è una papera, non è una gallina, non è un'anatra. Cosa sei?
Guardala lì. Che vuoi? Ma senti chi parla, te l'ho già detto ieri, non puoi farmi lavorare. Io sì, perché faccio un video ricordo della nostra vita. E io invece? Aspetti solo i like dell'altra gente. È vero. Guardalo, un panda in difficoltà che non riesce a salire sti scalini di Cristo. Sto cercando di non rotolare più. Come tutti i panda fanno. Esatto. Va bene tutto, però io sto morendo di fame. Ancora. E io invece ho freddo. Ma noi ci rendiamo conto che c'è gente che ti fa le fotografie fuori da casa e tu devi restare lì a guardare. Secondo te c'è un citofono? Per i turisti, uno finto. Ma secondo me ce n'è uno. Piaci e appare uno che ti dà un pugno. Secondo me ce n'è uno, però non è davanti, è nascosto. E se lo trovi ti danno un premio. E se provi a scavalcare ti sparano. Molto buono. E salutiamo il nostro 42. E oggi si torna in giro nuovamente con le valigie. Quanta luce, quale luce in realtà. Non c'è stato un giorno in cui non ci sia stato nuvolo. Poteva andare peggio, poteva piovere. Da adesso inizia a diluviare. E comunque ho freddo. Beh no dai, oggi si sta meglio di ieri. Ho freddo lo stesso. Quanto è inquietante questa cosa. Cosa dicono? E allora ha smesso di parlare, si è emozionata. Oh no, è una chat porno. Sì, è una chat porno. C'è qualcuno che ansima. Oh no. Non vedo differenze. Ho perso il mio panda, non lo trovo più. Eccolo, ho trovato il mio panda. Ma dalla musica importante dovreste sentire e capire dove ci troviamo adesso e con chi è che ci dobbiamo fare la fotografia proprio ora. Il maestro. È stata una scena difficile quella da riprendere, però io e il mio compare ce l'abbiamo fatta a finire il film alla fine. Vai, menalo. Menalo come fosse il tuo ex. Vai, più forte, più veloce. Menalo, menalo. Beatmania, bitch. Vai, picchialo come se fossero le palle del tuo ex. La regina dei bergamaschi. Forza gente, lanciatene una banana. Ma io vorrei capire, chi è che ha avuto la malsana idea di fare questa statua di cera? Potevano almeno sforzarsi di fargli la pisciata di cera, dai. Rosso di capelli, vestiti poveri, devi essere un Weasley. Oh, finalmente qualcosa di oscuro e misterioso. Si va nella camera delle torture. Il vero problema è che è tutto buio. Una birretta riusciamo ad averla qui? Ah, ma è la terza volta che la vedi sta scena. Amma aveva delle cocorite. Ah, il dodo! Eh sì. E la Lori! Amma. E il dodo! Cosa ci fanno in prigione? Sono colpevoli di vari crimini contro l'umanità, Jack lo squartapapere. È il personaggio migliore di Record of Ragnarok. Ah, che bello. Torniamo un po' al Regal Candore. Con Madame Tussauds vestita solo di giornali. Tu ti sei mai chiesta perché Hulk gli si rompeva tutto tranne che i pantaloni? No. In una galassia lontana, lontana, succede quello che succede qui, però con le spade laser. It's over, Anakin. I have the high ground. Ed è così che divenne una coscia di pollo bruciata. Beh, però che cazzo. Tira giù i piedi, ma l'educazione, su. Capitano, dove stiamo andando? Maestro, ci dica delle sagge parole. Beh, che un giorno ce ne andiamo in America, dove ho sempre desiderato. Nano, piccolo, essere tu. E dai un bacino. E vi posto i video dall'America. Mi scusi, non volevo trovarmi in mezzo io. Dai, facciamoci una foto con il Papa. Grazie Betty, è stato un piacere venire qui. Spero che ci ripaghi il biglietto però. Speriamo di non perdere il
Questa volta tutto come programmato, siamo arrivati in aeroporto nei tempi previsti. Anche molto prima. Sì. Abbiamo ancora un burrito e dobbiamo fare fuori tutto il beer. Abbiamo queste bottigliette piccole, sì, perché abbiamo un tè ancora dal meal deal e questo qua ancora da Chinatown. Il problema è l'acqua che abbiamo preso la prima sera, è praticamente ancora intera, l'abbiamo bevuta solo di notte, è ancora intera, è un peccato buttarla, ma è praticamente un litro e mezzo d'acqua, ce la fanno buttare sicuro. Sta cadendo! Amo. Ah, tra l'altro sta piovendo relativamente poco e non è tanto quello il problema, ma c'è un vento della Madonna, c'è un vento della Madonna. Il burrito non si è raffreddato tantissimo perché era nella mia zona, quella termica dello zaino, però si è un po' bagnato. Ma è ancora buono. Ho mangiato la mia metà. Due morsi. Tu lo sai che due volte su due che abbiamo problemi col volo vuol dire che non dovevamo venire. Questa volta non l'abbiamo perso, è solamente spostato per via del maltempo. Può solo andare peggio. Potrebbe essere peggio. Ecco. Potrebbe piovere.